È come avere una persona che ti fa trovare casa calda quando vuoi te, insomma. Quindi praticamente io sto in macchina, dico, ah, vabbè, tra un'ora arrivo, alzo un pochino la temperatura oppure l'abbasso, cioè veramente è un altro mondo, è un altro mondo. Siamo a Nerola, in Sabina, vicino Roma, in un'abitazione unifamiliare da 200 metri quadrati. Abbiamo fatto un intervento di sostituzione di un generatore a biomasse di vecchia concezione, collegato direttamente all'impianto, con un sistema fumario sottodimensionato. Il quale creava dei problemi funzionali al cliente, presentando diverse avarie, diverse problematiche. Era una sofferenza, freddo, parte, non parte, era sempre niente. La casa ho speso il triplo per avere neanche la metà del riscaldamento che io ho oggi. Cioè, proprio non si può fare il paragone, sono due mondi completamente diversi. Il cliente ha deciso di sostituire questa tecnologia con una nuova tecnologia a condensazione da 32 kW, con un braciere autopulente, una pulizia automatica del fascio tubiero e un cassetto ceneri da svuotare quando la macchina dà la notizia di scaricare, vuotare e svuotare il cassetto ceneri. Il caricamento della macchina viene fatto in automatico tramite un sistema di aspirazione da un silos del pellet. All'impianto è stato collegato anche un campo solare termico, composto da tre pannelli, posto sul tetto dell'edificio, che interviene nei momenti in cui il sole permette di riscaldare il puffer. Particolare attenzione è stato dedicato al sistema di evacuazione dei fumi, in quanto essendo una caldaia a condensazione abbiamo utilizzato materiali certificati e dimensionati per questo utilizzo. La caldaia vecchia era installata direttamente sull'impianto, mentre questa nuova è installata con un puffer all'impianto. Dopo il puffer, la distribuzione viene fatta con una regolazione climatica su due zone, con due termostati separati a seconda delle temperature desiderate in casa. Sono veramente, veramente soddisfatta, soddisfatta per il rapporto tra il risparmio del materiale, del combustibile, del pellet e poi il comfort che raggiungo, cioè la casa è sempre calda e questa è una grande soddisfazione. Direi che il consumo è anche leggermente inferiore, è un po' inferiore, ma il comfort è 10 volte tanto, cioè proprio veramente si sta bene. E poi è un tipo di calore che cioè non è quel calore che tu arrivi che senti che c'è riscaldamento, l'aria secca, non lo so, cioè è proprio il tepore, il calore della casa, che quando tu entri dentro casa è un calore che ti avvolge. L'impianto è stato realizzato grazie all'incentivo previsto dal conto termico. Il cliente ha preferito cedere a noi l'incentivo grazie al mandato irrevocabile all'incasso. Mi sono trovata benissimo perché chiaramente c'è stata una bella parte di sconto, diciamo, sul prezzo totale e quindi sono assolutamente contenta, soddisfatta. Poi chiaramente noi clienti ci fidiamo e ci affidiamo alla ditta che ha fatto tutta quanta la procedura, tutta quanta la parte burocratica che altrimenti noi non sapremo come fare.